Con le mie amiche ultimamente si parla solo di università. Stiamo per finire le superiori e molte di noi hanno già le idee chiare. C'è chi farà giurisprudenza, chi psicologia, chi medicina. Anche io voglio fare qualcosa che abbia un impatto sul mondo e sulla società. Qualcosa di creativo e sempre nuovo. E se scegliessi ingegneria? Molti miei compagni la faranno. Saranno tutti maschi. Ma che cosa fa esattamente un'ingegnera? Saranno solo numeri e teorie? Io non ho fatto neanche il liceo scientifico. Sarà la scelta giusta per me? La domanda è perché no, nel senso non c'è assolutamente nessun limite a una ragazza, per una ragazza ad approcciarsi a questo tipo di materie, sono molto interessanti. Quindi non è limitante, ecco, trovarsi in un ambiente in cui ci sono molti ragazzi o comunque può sembrare un ambiente in cui si è svantaggiati, anzi spesso si è proprio un punto di forza. E penso che il cambiamento debba proprio partire da noi, cioè da noi studentesse, da noi che vogliamo studiare qualcosa, abbiamo la passione per qualcosa e ci troviamo indecise, spaventate, intimorite, scoraggiate da altri, da elementi esterni, da quello che è la società ora. Magari sembra che si debba essere bravissime, la mia media è normalissima e no, non è di sicuro speciale. Serve che hai costruito dei robot quando eri alle superiori per fare ingegneria e basta che hai la passione e la voglia di studiare. Era un mondo completamente nuovo, o comunque per buona parte nuovo, perché non l'ho detto, ma io alle superiori ho frequentato il liceo classico. Il fatto che non abbiamo studiato magari molta matematica al liceo non ci impedisce di fare nulla dopo e semplicemente con la buona volontà arriviamo dove vogliamo. Quando ho deciso di iscrivermi a ingegneria, un po' di perplessità c'era, proprio perché nascevo da una formazione tecnica e quindi ovviamente un'ingegneria sarebbe stata una bella scalata. Di solito c'è una contrapposizione tra quello che sono dei percorsi umanistici, quindi un po' più legati magari alla sfera dell'emotività, dell'emozione, della creatività, e percorsi invece scientifici che vengono visti in maniera come fossero un po' più aridi. Io credo che invece in realtà, soprattutto nell'ambito della ricerca, la parte creativa sia molto importante. Quindi mi sono accorta che volevo rincorrere un lavoro che potesse aiutare e supportare persone che ne hanno bisogno. Mi guardavo un po' in giro nel mondo e mi sembrava che ci fossero tante arene, tanti problemi da risolvere. Mi sembrava che l'ingegneria fosse il posto giusto per in qualche modo capire come fare. Per cui ho detto voglio poter fare qualcosa con le conoscenze che ho fin da subito e per cui ho scelto il ramo di ingegneria per poter applicare subito queste cose. Quello che ho sempre pensato io è che una laurea in ingegneria aiuta ad adattarsi in qualsiasi ambito di lavoro, per cui uno dei motivi per cui l'ho scelta è quello di iniziare ad aprirmi al massimo di opportunità per trovare un lavoro. Io sono riuscita a trovare il mio posto. Io non ho, ho studiato ingegneria, ma non ho una professione puramente tecnica. Uso il mio background da ingegnere per poter affrontare delle decisioni nel mondo del lavoro. Vi mando un grosso saluto, anche in maniera un po' nerd, con il mio fantastico robottino che vi saluta anche lui e vi auguro dal profondo del cuore che riusciate a fare quello che volete nella vita e sicuramente con l'ingegneria riuscite a essere chi volete e a fare quello che vorrete.